Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in una gigantesca fabbrica abbandonata che si trova appena fuori Milano. Il complesso industriale è veramente immenso, quindi non vedo l'ora di portarvi con me per questa nuova esplorazione. Aspetta. Io non passerei da lì. Sicuramente qui c'è la ci sono i sotterranei qua. Sembra tipo un manifesto di propaganda russo. È tutto liquido sotto. L'acqua, raga. È tutto allagato completamente. I sotterranei pure saranno allagati probabilmente. Guarda un po'. Oddio. Ma cosa sono tipo inceneritori? Eravamo sotto uno dei camini.
Allora ragazzi, abbiamo esplorato parte della Nilstar, che era lo stabilimento quello più a sud, e abbiamo visto che era conciato veramente malissimo. Però ora siamo usciti e abbiamo trovato questo bello spiazzo dove pensavo di far volare il drone. Non sto più facendo video col drone perché non riesco più a far volare in sicurezza. Dopo vi spiego meglio cosa è successo, perché ho avuto dei problemi a manicomio di Mombello, e da lì il drone, il gimbal e anche la GoPro Hero 4 Black, che se ci fate caso non sto più usando, non funzionano più correttamente. Qua non possiamo fare del male a nessuno perché non c'è in giro nessuno, non ci sono macchine, non ci sono persone, quindi proviamo a farlo alzare in volo per vedere se riusciamo a fare una panoramica del complesso industriale. Ok, come mi aspettavo il drone non è che ha volato proprio tanto bene, infatti si sono presentati gli stessi problemi che ho potuto riscontrare a seguito del volo di Mombello, ovvero non risponde bene ai comandi, il gimbal funziona in maniera strana, tutto inclinato, tremolo, anche la GoPro. La GoPro stavolta ha funzionato, perché di solito mi dà SD error o uno strano simbolino sul display e perdo completamente i file. Infatti questo è uno dei motivi per il quale non ho fatto più video col drone sul canale, il fatto che non riuscissi a registrare. Ho provato a risolvere il problema, troverò una soluzione prima o poi, perché voglio assolutamente tornare a fare video col drone sul canale. Dicevi? Allora, praticamente quando siamo andati a fare la seconda esplorazione del manicomio, eravamo andati proprio prettamente soltanto per fare le riprese del posto per poi fare la mappa. Quando siamo andati... Cos'è sto rumore? Aspetta, sento tipo un rumore assurdo. Vabbè, ma a parte questa cosa, quando siamo entrati nei sotterranei, all'improvviso la telecamera del Bettella si è spento il display della telecamera. Quindi la telecamera continuava a riprendere, però non sapevamo cosa riprendeva perché il display non mostrava le immagini. Così per un'ora e mezza di esplorazione nei sotterranei, appena siamo risaliti, siamo usciti proprio esattamente nel momento in cui siamo usciti dall'istituto, il display ha ricominciato a funzionare. Mo, sicuramente non è che c'è un fantasmino e va lì e fa "Oh, spengo il display". Però lì per lì rimani un attimino e dici... Sì, ovviamente non stiamo dicendo che i fantasmi ci hanno rovinato l'attrezzatura, però è strano il fatto che sia successo tutto lì. Ora ci stiamo addentrando nella parte nord, nello stabilimento quello della viscosa, dove si produceva appunto la viscosa, che credo sia una sorta di fibra artificiale simile alla seta. Eh? Ah, oddio, come non detto, c'è gente strana. Facciamo il giro da un'altra parte. Thank you.
È stranissimo questo blu sulle pareti. Allora ragazzi, il complesso industriale che stiamo visitando si suddivide in due parti. La prima parte, che è quella nord, era dedicata alla produzione della viscosa, che era una sorta di seta artificiale, mentre quella sud, dove ci troviamo adesso, questo edificio bellissimo, era invece adibita alla produzione del nylon. Questa è stata chiusa nel 2003, mentre la prima parte negli anni 80, a seguito della crisi del petrolio, concorrenza all'estero, un sacco di problemi. Poi per cambi di proprietà è stata venduta, è stata ricomprata, burocrazia varia, soliti problemi che ci sono in Italia, e niente, è conciata così. Ok, ho appena salvato la vita a Simone. Infatti stava per mettere il piede su un buco che era coperto da una sottilissima lastra. Qua il pavimento in molti punti è estremamente pericoloso, perché un attimo volare giù, dato che siamo al primo piano di questo stabile davvero spaventoso. Arrivo. Sì, sì, zio, non ti preoccupare.
abbiamo un po' perso l'orientamento. Qua sembra tutto così uguale. Qua mi sembra un buon punto per farlo volare. Madonna, ma aveva perso il controllo di nuovo. Perché? Vabbè, sì, sì, sì. Ragazzi, il posto è veramente immenso, abbiamo camminato tantissimo, però sono molto soddisfatto della nostra esplorazione. Adesso Roberta, Rob, Simone sono andati perché avevano da lavorare, li raggiungiamo dopo, andiamo un attimino lì da loro così confrontiamo un po' il girato e ci passiamo un po' di materiale. Adesso sono rimasto qui con Gianji che magari è a Mukina e ci mangiamo qualcosa, ma soprattutto qui davanti c'è un bellissimo spiazzo dal quale posso far partire per un'ultima volta il drone e riuscire a riprendere dall'alto questi edifici che sembrerebbero uffici, abitazioni, oppure abitazioni. Alcuni sono murati, quello dietro di noi invece è aperto, ma come potete vedere è stato completamente svuotato. Vediamo cosa riusciamo a riprendere dall'alto. Comunque, visto che negli altri video era pieno di interferenze, questa volta ho cambiato microfono sperando che non mi dia lo stesso problema. Ok ragazzi, allora l'ultimo volo con il drone è andato benissimo, credo, spero che il girato sia venuto bene. Dopo adesso andremo a vedere da Rob e Simone come sono venute le clip. Ci tengo che siano venute bene ovviamente, perché comunque un posto così immenso visto dall'alto è tutta un'altra cosa. Io sono convinto che non l'abbiamo esplorato del tutto, ci sono tante parti dove era troppo pericoloso entrare, c'erano i sotterranei che non abbiamo trovato un ingresso sicuro, in alcune parti erano anche allagati, e poi c'era la parte della snia viscosa, quella nord, che stavamo entrando ma abbiamo visto quei tipi poco raccomandabili che hanno fatto capire che non dovevamo andare lì. Però per il resto credo di aver girato delle belle clip, quindi spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Io posso dire con assoluta certezza che questa è stata l'esplorazione più bella, però se volete vedere quella di Consonno e quella di Mombello le trovate sul canale nel caso ancora non le abbiate viste e vi piacciono questo genere di avventure. Ringrazio tantissimo i miei compagni di oggi che mi hanno aiutato a venire qui. Ovviamente non ci sarei mai venuto da solo in questi posti, è proprio fuori discussione venire da soli perché sono molto pericolosi, almeno 2-3 persone ogni volta. E niente, tutto qua. Ringrazio anche
anche i ragazzi di Not One che mi hanno mandato questa bellissima maglietta, trovate il link in descrizione assieme ai canali di tutti gli altri partecipanti all'esplorazione di oggi. Niente, andiamo a vedere il girato, ci vediamo domenica prossima con una nuova avventura, mi raccomando fatemi sapere tra i commenti se il video vi è piaciuto e soprattutto se avete altri posti da consigliarmi, possibilmente in zona Bergamo-Milano. Andiamo? Tac. Se può bucacchi Trento! Ci su!